Coach Saia, prendiamola un po' ironicamente, da domani sarà un modello per tutti i colleghi della Serie A che magari la chiameranno per sapere come si batte questa Lardini. No, beh, io credo che il modello possono essere le ragazze più che l'allenatore. Mi è piaciuta molto la reazione che c'è stata dopo i primi due set. Abbiamo giocato un po' contro i nostri spettri che ci perseguitano un po' da qualche giornata in campionato. Nei primi due set siamo riusciti a reagire, sono molto contento che abbiamo messo molta lucidità in attacco. Finire la partita con un attacco di squadra più alto della prima in classifica, con una ricezione più alta di quella della prima in classifica, è sicuramente un'indicazione del nostro valore. Stentiamo a metterlo in campo tutte le domeniche, però deve essere un punto di partenza e soprattutto una consapevolezza che noi dobbiamo mettere nella nostra testa e nel nostro cuore per poter continuare ad andare avanti in questo campionato. Lei ha parlato in questo discorso di discontinuità, infatti il valore che abbiamo visto quest'oggi della sua squadra non rispecchia la classifica. Sì, ripeto, questo è il nostro problema. Il nostro problema è riuscire a esprimerci a questi livelli con continuità. Ci stiamo lavorando, la motivazione non è semplice, altrimenti avremmo già trovato la ricetta per venire fuori. Da situazioni come queste, da partite come queste, dobbiamo trarre dei grandi insegnamenti, soprattutto per quanto riguarda le nostre capacità tecniche e tattiche. Ce le abbiamo, dobbiamo metterle in campo. Comunque, una vittoria così, per chiudere, dà sicuramente un'energia enorme per continuare. Assolutamente sì, energia e consapevolezza, ripeto. Noi siamo in questo momento in cerca di continuità, in cerca di queste sicurezze del gioco che abbiamo espresso negli ultimi tre set. Coach Bellano, dopo 22 partite, una splendida imbattibilità, ci troviamo ad analizzare per la prima volta una sconfitta. Quali sono le sue sensazioni, la sua analisi della gara? È che abbiamo trovato una squadra che secondo me ha giocato davvero bene, tranne alcune fasi in cui sono state un po' fallose in attacco, però ha giocato bene con molta attenzione, e invece noi dall'altra parte siamo stati molto confusionari e poco organizzati su alcune situazioni dove non ci siamo mai contrapposti per bene, quindi alla fine credo che il risultato sia corretto, non c'è granché da recriminare. Si può giustificare questa sconfitta con un logorio fisico per questo Tour de Force oppure è solo un alibi? Quando le cose vanno bene o vanno male ci sono sempre tanti fattori che si concatenano, per cui questo è uno dei tanti, ma vedo, c'è la bella prestazione loro, ci sono un po' di errori miei e delle ragazze su altre robe, per cui c'è un po' di tutto. Adesso ripartiamo magari con degli allenamenti più regolari in vista del finale di campionato e della Coppa Italia. Sì, sì, sicuro. Ora intanto un paio di giorni li prendiamo per recuperare un po' di energie e per sopperire a quella situazione lì. E poi dopo sicuramente, avendo la possibilità di allenarci di più in maniera più continua, più costante, alcune situazioni le risolveremo. E con altre insomma conviveremo poi fino a fine anno, come un po' per tutti.